Sentiamo al telefono, le diamo il buongiorno, Rosanna Ferrigno, la fidanzata di Lino Romano. Buongiorno Rosanna. Buongiorno. Grazie per aver accettato di parlare con noi questa mattina, Rosanna. Grazie, prego. Grazie tanto. Senti Rosanna, tu hai detto nelle interviste che non è oggi affatto un giorno di festa per te. Assolutamente. Ecco. Cioè, più si va avanti e più, diciamo così, ti rode il fegato. Diciamo così, non si può morire per un SMS, non si può morire per nulla. Per nulla. Ricordiamolo, perché in realtà i killer dovevano aspettare l'arrivo di un SMS, esatto, da questa zia, da questa signora, un fatto, guarda, signora, da una donna. Da una donna, mamma, insomma, una cosa allucinante che non da si può. Da una donna, sì. Da una donna che a me ha contribuito a togliere il futuro. A togliere il futuro. Una mamma che ha tolto un figlio ad un'altra mamma. Ad un'altra mamma. Tra l'altro, per difendere i suoi figli, perché Rosanna, lei lo ha ribadito molto bene, no? Anche nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa, lei per difendere i suoi figli ha deciso di collaborare con la giustizia e quindi, insomma, rovinando appunto però in precedenza quello che poteva essere il suo, quello che è il suo futuro. È molto probabile questo, ma è anche probabile che la magistratura, la giustizia sta facendo il suo corso, la signora, che purtroppo ancora non si saprà mai il nome di questa donna, avrà avuto paura sia da parte di quella gente come loro, che della magistratura e di tutto il resto. E si è salvata, perché io spero che per lei ci sia comunque una pena, perché lei è comunque... ha contribuito ad ammazzare una qualsiasi persona. Rosanna, che è capitato il mio Lino, che è capitato il mio Lino, poteva capitare chiunque. Nel mio palazzo ci sono tutte persone per bene, per bene. Rosanna, non crede che possa aver giocato anche una sorta di pentimento reale, cioè di rimorso per quello che ha fatto? No, una donna, una mamma non manda ad uccidere altre persone, assolutamente. Io non ho figli, anche grazie a lei, oggi posso dire anche grazie a lei, io non ho figli, ma una mamma assolutamente si può pentire di una cosa del genere, una madre, perché non manda ad uccidere un altro figlio, chiunque esso sia. Il mio Lino non apparteneva a nessuno, una persona proprio per me, non apparteneva a nessuno, e questa donna ha contribuito ad ammazzare un altro ragazzo. Nessun pentimento. Per me questa donna non ha nessun pentimento. Si è solo, come posso dire, difesa. Pentita per, forse per avere qualche sconto di pena, che io spero sempre e me lo auguro, che non ci sarà uno sconto di pena, perché, anche per il pentimento. Perché tu, Rosanna, dici giustamente che è colpevole quanto il killer, anzi, perché aveva organizzato questa cena, no? Per far cadere in trappola poi la vera vittima. Senti, Rosanna, una domanda che io trovo anche un po' scontata, perché io al posto tuo risponderei no. Ora che hanno acciuffato il primo killer, sì, tu credi un po' di più nella giustizia? Tu hai lanciato un appello a Napolitano, l'hai incontrato, sì, oggi ci credi un po' di più? Io ci credo tanto nella giustizia, qui stanno lavorando tanto, ma veramente stanno lavorando tanto. Lino non tornerà qui indietro, purtroppo, sempre grazie a loro, ma la giustizia sta lavorando tanto, io li ringrazio tantissimo, tantissimo. I carabinieri si sono messi, sempre, come si dice, anche tutta la giustizia sta lavorando tanto. Senti, e se tra 20 anni per buona condotta, per sconti di pena, questo signore poi a 42 anni ritrova la libertà? Perché potrebbe succedere, Succedere. Hanno ammazzato già troppe persone per bene. Non credo che questa persona per buona condotta avrà 20 anni di carcere. Non credo. Senti, tu hai cambiato casa da quella sera. Sì. Ecco, perché ovviamente vivere lì era diventata, cioè sarebbe diventata un dolore continuo, no? Quotidiano. Sotto casa mia. Ecco, però il mio fidanzato mi ha salutato un secondo prima mi ha salutato, dopo un secondo si è sentito l'impossibile. Ma tu neanche lontanamente hai pensato Ellino, è successo qualcosa, o subito l'hai intuito, l'hai sospettato?
No, la mia paura è stata quella là che lui in quel momento era sceso, magari si poteva trovare in qualche situazione del genere, ma mai che io sono scesa e ho visto il mio fidanzato morto, mai. Questo grazie a chi? Grazie a chi? A gente che non ha niente a che vedere con noi, devono essere distrutti, come sta facendo adesso la magistratura e tutto il resto, che stanno combattendo, e adesso spero che i napoletani per bene capiscano, e non abbiano più paura, questi qua, se vogliamo anche noi, vengono distrutti, non si può morire così. Non si può. Dobbiamo essere tutti quanti, noi che facciamo la radio, chi scrive per i giornali, chi ha la fortuna di poter parlare alla televisione, e tu lo stai facendo. Grazie, lo stai Gianni, l'hai detto tu al posto mio, stavo dicendo la stessa cosa. Guarda, io ogni giorno ricordo Lino, ricordo Dario Schierillo, ricordo tutte queste vittime innocenti, appena posso, è quello che dico sempre, non facciamo che domani ci scurdamma, perché deve essere una battaglia quotidiana, sì, che non deve riferirsi alla prima pagina del giornale. Quando i giornali avranno dimenticato, quando le televisioni avranno dimenticato perché non farà più notizia, è lì che dobbiamo esserci noi, sì, altrimenti non risolveremo nulla, sì, continueranno a fare i porci comodi loro, e noi il tuo appello lo raccogliamo, e credo che anche la redazione di Radio Marte sia ovviamente d'accordo a ricordare sempre. Sì, assolutamente. Volevi sì, e mi sembra che Rosanna abbia dichiarato, e vorrei lo facesse anche qui attraverso il nostro mezzo, quindi attraverso Radio Marte, bisogna troncare quelli che sono i commerci illeciti, sì, in cui la camorra sguazza, cioè tu hai dichiarato a volte anche farsi uno spinello, allora, significa quello che ho detto io, sì, e anche chi compra, il più bravo ragazzo esatto, uno, sì, uno spinello perché magari la sera si vuole sbagare, anche chi compra uno spinello è complice di tutti gli omicidi di camorra, è complice. Perché io non so quanto costa una bustina di spinello. No, mi trovi impreparato. Però credo. Quanto costa? Ma che è ne so. Complice. Sì, certo, con quella 10 euro, non lo so, 15 euro, 5 euro, diventiamo tutti complici. Ecco perché spesso si parla di legalizzarla e nessuno ascolta però questo grido, no? Questo appello. Perché probabilmente legalizzarla servirebbe anche a togliere tanti soldi a queste organizzazioni. In questi 2 mesi penso che loro già hanno perso parecchi soldi, quindi allora se si vuole si può smantellare tutto, qui ci vuole una rivoluzione culturale, si deve prendere la gente ad uno per uno, anche quelli là persi, non, quelli là persi io intendo quelli là che ormai non hanno più niente a che vedere con la vita, che già sanno che sono morti, che io parlo di ragazzini, questi ragazzini di 14-15 anni già devono avere una cultura, si deve lavorare su questo, perché i ragazzini sono il futuro, su questo è quello che si deve lavorare. Rosanna, tu che fai nella vita? Lavori? Io lavoravo sotto casa mia, facevo la segretaria in uno studio medico, proprio sotto casa mia dove hanno ammazzato il mio Dino. Io penso che ti aspetta un futuro in cui tu darai un grande contributo alla formazione culturale dei ragazzi e dei giovani. Fatti sentire, perché hai la forza comunicativa e soprattutto la voglia veramente reale di dare una mano seria alla crescita di quei ragazzi che potrebbero perdersi. Io spero solo nei napoletani, la parte buona dei napoletani. Ci crediamo. Ne siamo tanti. Siamo tanti, bravo. Siamo il 99%. Io lo dico 99%. Sempre. Ecco, lo dico però sempre. Proprio che la parte buona di napoletani, napoletani di provincia tutta. Allora, Rosanna, io ti invito ufficialmente appena vorrai a venire qui in studio per una mattinata proprio filo diretto con gli ascoltatori, perché credo che ti vogliano dire tante cose e tu hai tante cose da dire loro, soprattutto questo. Però non hai deciso di lasciare Napoli, questo mi ha colpito. Non me ne devo, io sono una cittadina per bene, come lo è Lino, come la famiglia di Lino, come lo sono tanti napoletani. Io non devo io abbandonare Napoli, sono loro che devono andare via da Napoli. Sono loro che hanno inquinato la nostra città, sono loro. E adesso dobbiamo essere noi napoletani, noi, che non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura. Rosanna, grazie davvero.
Ti abbracciamo tanto, siamo tutti con te e contaci sull'aiuto che possono darti le radio, Radio Marte soprattutto almeno, e ti aspettiamo qui, va grazie, bene? Gianni. Va bene Rosanna? Grazie Gianni. Ti saluta anche Peppe Varriale. Salve, grazie, buongiorno. grazie ancora ciao. Alla signora Rosanna, insomma è una testimonianza questa molto reale, molto toccante, credo che abbia detto delle cose giustissime, soprattutto quando dice io sono una persona per bene, perché devo andare via da Napoli se ne devono andare loro. È la domanda che fece anche a Scherillo e rispose allo stesso modo. Esatto. Ed è questo l'atteggiamento che dobbiamo avere. Esatto. Ma con questa gente qua, con altri che cercano di distruggere la città, Iata Venna, se ne andassero loro, quello che diciamo sempre, no? Iata Venna, non Fuita Venna, Venita I, siamo noi che vogliamo cacciarvi. Grazie Peppe. Grazie a te Gianni.